Ciao Fisio, sono Tommaso Rodari, uno dei docenti del corso Neurodinamica Clinica di Physioscience e oggi guarderemo insieme anatomia e siti di palpazione del nervo radiale. Il nervo radiale emerge dal plesso brachiale e, passando tra i muscoli scaleni, si addentra in profondità all'interno del cavo ascellare, emergendo poi posteriormente nel terzo prossimale dell'omero. Avvolge a spirale quest'osso e si dirige in direzione del gomito. Arrivato a questo punto, abbraccia la testa del radio e longitudinalmente segue il decorso dell'osso del radio, appunto, dirigendosi sulla faccia dorsale della mano e innervando la faccia dorsale delle prime tre dita. Possiamo palpare il nervo radiale in tre sedi principali. La prima, nel terzo prossimale del braccio, vicino all'inserzione del muscolo deltoide. La seconda, all'interno della loggia dei muscoli estensori del polso, in maniera più indiretta. E la terza, invece, nel terzo distale dell'avambraccio. Per quanto riguarda la palpazione al braccio, quello che possiamo chiedere al nostro paziente è di effettuare una abduzione contro resistenza in modo tale da evidenziare il ventre del muscolo deltoide. Una volta individuata la sua sede inserzionale, possiamo spostarci due dita circa più distalmente e due dita circa posteriormente e in questa sede andremo a reperire, a ricercare una struttura cordiforme che è proprio per l'appunto il nervo radiale. Per quanto riguarda invece la palpazione a livello del gomito, utilizzeremo come punto di repere la testa del radio, che possiamo trovarla distalmente all'epicondilo laterale. Posizioniamo le nostre mani, richiedendo una pronosupinazione al nostro paziente, l'osso che si muoverà sotto le nostre dita è proprio il radio. Anteriormente alla testa del radio decorre il nervo radiale e quindi possiamo palparlo tramite i tessuti molli in questa sede. L'ultimo sito di palpazione è quello localizzato nel terzo distale dell'avambraccio, dove nella regione dello stiloide radiale possiamo approcciare con le nostre dita a piatto per andare a ricercare anche in questo caso una struttura cordiforme che è proprio il nervo periferico. Possiamo quindi notare quali siano i movimenti che possono portare maggior tensione a livello del nervo radiale. L'abduzione della spalla, la rotazione interna, la pronazione dell'avambraccio e la flessione di polso e dita vanno ad aumentare la tensione a carico di questo specifico tronco nervoso. Questi movimenti ci ricordano il test neurodinamico ULNT2B. Viceversa, invece, l'adduzione, la rotazione esterna della spalla, la supinazione dell'avambraccio e l'apertura della mano sono movimenti che vanno a ridurre la tensione a carico del nervo radiale. Grazie per aver seguito questo video e se vuoi saperne di più rispetto al trattamento e alla valutazione del nervo radiale, sul nostro canale trovi i video dedicati. Supportaci con un like e ci vediamo al prossimo video.